Il 9 luglio il sindacato USB ha indetto uno sciopero di 24 ore che è iniziato in stabilimento alle ore 7 e contestualmente un presidio a Roma presso il MISE partito dalle ore 14. Hanno partecipato i lavoratori ILVA in amministrazione straordinaria, i lavoratori delle ditte in appalto e quelli assunti da ArcelorMittal Italia. Il sindacato USB Taranto sciopera in stabilimento e presidia il ministero nel giorno in cui era già previsto l'incontro per effettuare il monitoraggio dell'accordo sindacale, perché chiede e pretende il reintegro immediato di tutti i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, discriminati in fase di selezione in virtù della sentenza del giudice De Napoli del Tribunale del Lavoro di Taranto che ha condannato ArcelorMittal dopo la denuncia dell'USB ai sensi dell'articolo 28. Chiede altresì il ritiro immediato della CIGO per i lavoratori in AM, il ripristino immediato degli impianti fatiscenti, l'istituzione di un codice appalto, il totale rifiuto al ricatto occupazionale salute o lavoro, ulteriore integrazione del 10% per attività di pubblica utilità per i lavoratori ILVA in AS. Inoltre è stato presieduto il Ministero per dire no all'immunità penale in favore di ArcelorMittal e per sostenere la decisione del Governo in merito a questa decisione. Il secondo striscione si deve distaccare dal primo. Tutti il resto dietro i striscioni, ragazzi. Siamo qui a protestare e a dire al governo di non ritirare la norma sull'immunità. C'è uno striscione che dice la legge è uguale per tutti col punto interrogativo. Ecco, noi siamo territorio italiano e vorremmo, come dire, uno Stato di diritto come quello italiano siano rispettate le leggi e nessuno dei soggetti come ArcelorMittal deve essere al di sopra delle leggi. Anche e soprattutto perché si parla di Taranto, una città, come dire, che purtroppo subisce gli effetti delle produzioni degli inquinanti di quello stabilimento da tanti anni e noi sappiamo che la nostra città purtroppo è tristemente famosa per l'altissimo numero di tumori che si registra ogni anno. Quindi da questo punto di vista noi siamo qui per dire al governo quella norma, come dire, deve scomparire, bisogna andare avanti. Se Arcelor è convinto di fare produzioni in quella maniera, dal nostro punto di vista è meglio che prenda i bagagli e vado via, anche perché ha fatto una serie di promesse che fino adesso non ha mantenuto. Una su tutto, ha promesso di rilanciare lo stabilimento ILVA. Noi qui abbiamo un documento, una relazione che con allegate alcune 170 immagini e 70 video che dimostrano impianto per impianto che da quando è arrivato Arcelor non solo non si è fatto nulla, ma addirittura la situazione sta peggiorando rispetto anche all'amministrazione straordinaria. Quindi anche qui, se uno ha interesse a rilanciare lo stabilimento, una delle prime cose che farebbe è quella di entrare, metterci un po' di soldi e tentare, come dire, di mettere in sicurezza quegli impianti che si trovano in una condizione di pericolosità. Questo non solo non è avvenuto, ma Arcelor continua, come dire, non fornisce anche le tute ai lavoratori. Sono 10 mesi che è entrata all'interno dello stabilimento. Sono piccoli segnali, come dire, che ci fanno intuire quasi quasi come se Arcelor avesse disinteresse rispetto all'Ilva di Taranto, ma non è un disinteresse che è nato a seguito della posizione del governo dell'articolo 28 che USB ha vinto nei confronti di Arcelor. Probabilmente nasceva già da prima, era uno schema, come dire, preorganizzato. È chiaro che se Arcelor non mantiene gli impegni e non lo sta facendo, noi diremo al governo, innanzitutto noi come organizzazione sindacale diremo che ufficializzeremo il ritiro della firma di quell'accordo. Che a me piace sempre ricordare, noi abbiamo fatto delle assemblee, ci abbiamo messo la faccia, noi in quell'assemblea abbiamo detto ai lavoratori determinate cose, i lavoratori hanno votato su quello che noi abbiamo detto,
A distanza di mesi, non l'USB, non Franco Rizzo, ma il giudice del Tribunale di Taranto ha dichiarato, come dire, non trasparente le scelte che Arcelor ha fatto nella selezione del personale. Quindi oggi al Ministro dirò se è possibile, come dire, dal nostro punto di vista non è accettabile far votare su una piattaforma i lavoratori e scoprire un attimo dopo che Arcelor fa l'esatto contrario. Quindi chiederemo al Ministro o di prendere posizione o, per quanto ci riguarda, non ritireremo la firma dell'accordo. Una domanda, perché dietro le magliette c'è scritto discriminato? Tutto per questo? Sì, perché sono lavoratori che avrebbero avuto il diritto, secondo quello che è sancito all'interno dell'accordo del 6 settembre, di stare in fabbrica, invece sono stati discriminati. Sono lavoratori scomodi, quelli, come dire, che negli anni si sono contraddistinti perché reclamavano sicurezza, reclamavano salute, si lamentavano quando c'era inquinamento. Sono i lavoratori che sono stati presi e buttati fuori, selezionati da gente che tra l'altro in comune ha un fatto, c'è un altro striscione qui, ironico, in cui dice, fa menzione, come dire, a coloro che sono rinviati a giudizio o pregiudicati per reati dell'inquinamento, che sono coloro che hanno scelto il personale. Cioè Arcelor ha dato la facoltà a queste persone che stanno facendo i processi per gravissimi reati contro le persone e contro la collettività di scegliere le persone che avrebbero composto, come dire, le 8200 unità che avrebbero poi portato avanti ArcelorMittal. Gigino Di Maio, sono venuto a darti gli auguri di persona. Scendi dopo l'incontro, ricevi i lavoratori di Taranto. Oh, salve, siamo oggi qui con tutta la confederazione USB per dirgli due parole importantissime. Uno, perché come lui minaccia che il 6 settembre di lasciare Taranto, dice soltanto merite chiacchiere, perché lui è un semplice affittuario e non può lasciare per niente la fabbrica. Anzi, rispediamo al mittente che se ne può andare tranquillamente da Taranto, e prima deve anche prendere atto che gli accordi firmati vanno rispettati. Queste sono le parole in primis da dare a Mittal. Poi se lui non le rispetta tranquillamente se ne può andare da Taranto con tutto il cuore, perché noi a Taranto in questo momento non lo vogliamo e non lo desideriamo. Niente, oggi siamo tutti qui per rimarcare ancora l'effetto negativo dell'avvento di ArcelorMittal nella fabbrica di Taranto, la quale multinazionale ha disatteso tutti gli impegni finora che erano previsti, e l'assurdo dell'assurdo sta nel proclamare l'apertura di una procedura di cassa integrazione per ulteriori 1400 dipendenti, quindi un ulteriore schiaffo alla città di Taranto. Lì dove la città di Taranto sperava in questa gente che potesse rilanciare la fabbrica, oggi i cittadini di Taranto possono dire che questa multinazionale fallisce ancora prima di partire. Vogliamo una nazionalizzazione, uno Stato che si prende l'Ilva, lo Stato sovrano, che riesce a governare l'acciaieria come ha fatto per 60 anni. Stato italiano, esci le palle! Nazionalizzazione, l'unica soluzione! Ho potuto apprezzare il negativo dell'esperienza della privatizzazione del 1995, la gestione della famiglia Riva, la gestione banditesca della famiglia Riva. Nonostante tutto ciò, il governo allora ha deciso di privatizzare di nuovo, di vendere, di mettere sul mercato al miglior offerente. E tra le clausole di questa offerta c'era anche l'immunità, il fatto che chi prendeva, chi acquisiva gli stabilimenti aveva la garanzia, la copertura totale dalle responsabilità di quello che sarebbe accaduto e di quello che poteva accadere ai lavoratori e ai cittadini. Abbiamo sottoscritto l'intesa, lo rivendichiamo, perché sindacalmente era corretta, perché sindacalmente prevedeva una cosa che negli accordi di gruppo non si vedeva da tanti, tanti anni, la difesa integrale dell'occupazione. Vi ricordate, alla fine del piano industriale tutti i lavoratori in amministrazione straordinaria, quelli che oggi sono in cassa integrazione, devono rientrare, quindi è una clausola molto importante. Abbiamo voluto credere che ArcelorMittal facesse davvero, rispettasse davvero gli impegni assunti e che il governo si muovesse per far rispettare questi impegni. Dobbiamo prendere atto che così non è stato.
abbiamo intrapreso una causa e abbiamo vinto riuscendo a far condannare ArcelorMittal per attività antisindacale, perché nella selezione dei lavoratori non ha applicato i criteri di legge, non ha applicato i criteri dell'accordo, ha assunto chi veniva indicato dai vari capi, dai vari responsabili dei diversi reparti e delle aree, ma non ha rispettato quell'accordo. C'è una sentenza che dovrebbe essere patrimonio di tutte le organizzazioni sindacali, non solo di USB che l'ha promossa e l'ha vinta, perché se un'azienda non ha rispettato un accordo e c'è qualche lavoratore fuori che è stato nominato perché non può entrare a lavorare, è un problema che riguarda tutte le organizzazioni, a prescindere se quel lavoratore ha una tessera sindacale o meno in tasca. E noi l'abbiamo proposto agli altri, assumiamo tutti insieme questa avvertenza. Purtroppo anche questo non è stato, e siamo gli unici ancora a mantenere in piedi il terreno della battaglia per il diritto di rientrare di quei lavoratori. Sono 21. Abbiamo fatto, i compagni, i delegati di Taranto hanno fatto decine di denunce per gli impianti fatiscenti, per i rischi continui di una sicurezza dentro lo stabilimento. E anche qui ArcelorMittal non si vede, fa come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo. Poi arriva la cassa integrazione, anche qui la cassa integrazione, mentre mantiene lo stesso livello di produzione degli anni passati, ci dice che ci sono ulteriori 1400 lavoratori da mettere in cassa integrazione. Ovviamente a spese chi? A spese nostre, a spese della collettività. Quindi qual è il bilancio? Perché uno deve fare un bilancio anche solo di questi mesi, di questo anno, quasi anno passato nelle mani di ArcelorMittal. Il bilancio è negativo, il governo ha svenduto, perché di questo si tratta, il governo precedente e questo governo hanno svenduto lo stabilimento al, tra virgolette, forse neanche il miglior offerente, per avere in cambio cosa? Cassa integrazione, pagamento di incentivi all'esodo con risorse pubbliche, e per tenere la città di Taranto ancora sotto scacco dei fumi e dei veleni che continuano a uscire da quello stabilimento. Siete servi del potere! L'ultimo contratto nazionale ci avete svenduto! Il minimo salariale non esisterà più grazie a voi! Venduti! Non avete più, avete tolto il potere decisionale ai sindacati! Vi siete venduti! Non vogliamo mettere in piazza quanto guadagnate, ma che cosa fate durante i vostri anni che lottate? È un ponte politico, oggi sta al sindacato, domani stai al Parlamento, e vogliamo parlare tutti i segretari, da Epifani a D'Antona, a Marini, a Cofferati, a Bertinotti. Avete fatto il salto di qualità lasciando l'operaio nella merda più totale, non può più fare la spesa, non può più avere una famiglia, non può più avere dei progetti per i figli. Siamo venuti anche noi a Piombino per la siderurgia nazionale, una siderurgia che tutti vogliono cancellare da questo paese, ma devono sapere che la siderurgia, l'acciaio, fa parte del nostro DNA, fa parte del nostro paese, e è importante che Piombino e Taranto vadano ancora avanti a produrre acciaio. Acciaio, questa parola che sembra così tanto pericolosa, tanto paurosa, ma è importante per tutti noi e per tutta la nazione. Acciaio pulito e acciaio moderno, ci sono le possibilità per poterlo fare, ci sono le potenzialità per poterlo fare. Capisco che i privati sono in difficoltà, se i privati sono in difficoltà si mettono da parte, che ci deve pensare lo Stato a fare una nazionalizzazione importante per tutti noi. Dove sono gli antisindacati? Non c'hanno la faccia di venire, non c'hanno la faccia di presentarsi, sanno solo minacciare il sindacato vero degli operai, il sindacato del popolo. USB c'è e ci sarà per sempre,
dentro lo stabilimento non vogliono più avere a che fare con noi. Hanno chiesto all'azienda di fare incontri separati, lo devono sapere tutti, perché non vogliono più fare incontri con l'USB, perché l'USB li smerda. Questa è la verità, il vero sindacato! Vergogna, vergognatevi! Vergogna! Di questa situazione, non solo della situazione industriale ma anche della situazione economico, culturale e sanitaria della città che soffre da anni. Ci siamo rotti il cazzo, le persone muoiono e la colpa non è nostra, la colpa è del governo e di Mittal. Non abbiamo buone notizie, non abbiamo buone notizie perché oggi il tavolo ha smascherato fino in fondo la reale volontà dell'azienda. Questa azienda ha dichiarato, alla fine costretta anche ad incalzare del ministro, a discutere della cassa integrazione, che non è in grado di dire se fra due mesi, quando finisce la cassa integrazione, i 1.400 rientreranno. Voi capite, è un'azienda che ha preso l'impegno ad assumere tutti quelli che sono rimasti in cassa integrazione nell'amministrazione straordinaria, che non ha assunto tutti i 10.700, perché ne ha assunti solo 10.600, rispetto a quelli a cui si è impegnata dentro l'accordo ad assumere, e che adesso mette 1.400 lavoratori semplicemente per un'operazione che chiamano di saving, cioè di risparmio, di una congiuntura sull'acciaio che nessuno sa quando finirà e come finirà, mentre i volumi produttivi sono più alti di quelli, ma non sono quelli previsti dal piano industriale, più alti di quelli dell'anno scorso. È evidente che è un'azienda che sta facendo un altro gioco. E il gioco qual è? Si vuole arrivare al numero dei lavoratori occupati in Ilva che avevano in mente dal primo giorno. Vi ricordate tutta la contrattazione? Questi vogliono arrivare ad avere un'azienda che arriva dagli 8.000, massimo 8.000 lavoratori, parlo di tutto il gruppo. Questa è la verità. Questa è la verità. L'azienda sta disdettando gli impegni silenziosamente, facendo finta di rispettarli, li sta disdettando uno per uno. Per questo, alla fine dell'incontro, abbiamo dichiarato al ministro e al tavolo che valuteremo insieme al gruppo dirigente dell'Ilva, ex Ilva di Taranto, insieme a tutti i lavoratori, la possibilità di ritirare la firma dall'accordo, perché noi non possiamo assumerci impegni con un'azienda che non rispetta niente di quello che ha sottoscritto e che ha acquisito l'acciaieria più grande d'Europa a prezzo di realizzo. Questa è una cosa vergognosa. Il ministro si è assunto l'impegno di riconvocare il tavolo, ma l'azienda non vuole discutere di cassa integrazione, quindi no al ritiro della cassa integrazione. No al ritiro della cassa integrazione. Per il momento c'è una disponibilità vaga ad assumere gli altri 100, ma non si è parlato, non ha risposto rispetto al tema di chi è rimasto fuori, quindi a tutti i lavoratori che sono stati ingiustamente esclusi dalle liste di assunzione. È un'azienda che ci dice che c'è un problema di mercato enorme, per cui in pochi mesi, per cui oggi non è in grado, nessuno stabilimento in Europa fa investimenti mentre loro stanno perderebbero 150 milioni di euro a trimestre, quindi 50 milioni di euro al mese, dicono, per far funzionare gli impianti in Italia, che quindi in questo momento è una sorta di blocco dovuto a tutta la situazione, con la speranza che il quadro dell'acciaio a livello globale, sulla guerra dei dazi e quant'altro, si risolva in modo positivo. È evidente che aver fatto la cassa integrazione di 1.400 lavoratori dopo gli impegni che si è assunto è uno schiaffo
all'accordo e si dice al governo: noi non vogliamo applicare quell'intesa, perché fosse anche vero che non c'è lavoro, ma non è così, fosse anche vero che non c'è lavoro per i 1.400, avrebbero fatto un altro percorso, avrebbero alla fine comunque garantito quelle risorse, perché non si può a pochi mesi dalla firma dell'accordo aprire una cassa integrazione. Questa è un'azienda che continua a ripetere, che mantiene gli impegni occupazionali, che mantiene gli impegni produttivi, ambientali e quant'altro, ma la pratica ci dice l'opposto. Ovviamente il problema lo abbiamo noi, voi tutti, Taranto, c'è anche il governo però, perché il governo deve agire, perché non può essere che sull'immunità ricatta il governo e dice: me ne vado, vi do le chiavi indietro allo stabilimento, lo chiudiamo. E invece il governo non è in grado di dirgli: sai che c'è di nuovo, tu non stai rispettando gli impegni, te la riprendiamo e facciamo un'altra operazione, che per noi ovviamente a quel punto sarebbe l'intervento pubblico per vedere se è possibile davvero l'ambientalizzazione, altrimenti è la chiusura e la riconversione, non ci sono molte strade. Ma questa è un'azienda che alla fine non sapeva più cosa rispondere di fronte all'incalzare delle domande. Quando li metti all'angolo non sanno cosa rispondere, perché hanno in mente un altro piano e non è quello che hanno presentato a noi, non è quello che hanno presentato alla stampa, non è quello che il Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria, oggi dice, vanta, no, a tutta pagina, ArcelorMittal sta rispettando tutti gli impegni. È un altro, ed è quello di sfruttare ancora una volta un territorio, di sfruttare i lavoratori, di non fare le opere che ci vogliono per il profitto nel gioco globale di spostare la produzione d'acciaio da un paese all'altro. Noi non possiamo dire di sì. Oggi c'è sciopero, ma bisogna continuare la mobilitazione, bisogna che anche le altre organizzazioni capiscano la gravità del momento. Noi dobbiamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici, tutti, dobbiamo spiegargli che è la necessità oggi. C'è la necessità di una grande mobilitazione che riguarda anche l'insieme della città. Dobbiamo sanare, ricucire col movimento ambientalista, perché questi alla fine ammazzano noi e ammazzano la città e non si salva nessuno, e dobbiamo salvarci tutti insieme. Per questo c'è bisogno di un grande intervento sulla città e di una lotta che faccia mettere chiarezza. O rispetta gli impegni fino in fondo e sana tutte le ingiustizie che e gli impegni che non ha assunto fino ad oggi, che non ha rispettato, oppure se ne va, perché anche fosse l'opzione peggiore, cioè un altro compratore, ArcelorMittal lo sa bene che Ilva fa gola a chi produce acciaio, quindi non c'è problema se ArcelorMittal va via, per noi è l'intervento pubblico, ma non fosse anche l'intervento pubblico c'è un'altra azienda, così non va, questa non è un'azienda seria, è un'azienda che sta prendendo in giro e punta tutto sul fatto di aver avuto a prezzo di realizzo la siderurgia italiana, perché di questo si tratta, e degli impegni che aveva assunto col precedente governo. Sta nelle mani di questo governo obbligare questa azienda a rispettare i patti, altrimenti bisogna chiuderla. Questo è quello che pensiamo, e la mobilitazione deve andare avanti, dobbiamo studiare le forme, però ripeto, deve riguardare la città. Avremo un altro incontro probabilmente a breve in sede ministeriale. La posizione di FinfioWin sulla cassa integrazione, tutte le organizzazioni sindacali hanno chiesto il ritiro della cassa integrazione. Non tutte hanno chiesto il mantenimento non tutte hanno chiesto che venga eliminata l'immunità penale, quindi su questo capiamoci, ma avete visto sui giornali, non è una novità, quindi chi lo ha dichiarato ai giornali qui coerentemente ha ripetuto che bisogna garantire all'azienda di poter fare l'ambientalizzazione e gli interventi di politica sul piano industriale senza avere la spada di Damocle di eventuali cause e quant'altro procedimenti. Quindi il quadro, diciamo, su quello non è unitario per nulla, come voi sapete, noi siamo perché venga tolta, e anzi eravamo contrari al fatto che fosse già dal primo giorno. Sulle altre questioni, cassa integrazione, lo stato degli impianti, il quadro è, diciamo, condiviso, non c'è nessuno che può dire qui è vero, ArcelorMittal sta mantenendo gli impegni che ha assunto, non c'è nessuno che lo può dire. E in qualche modo lo ha detto anche il governo, lo ha detto in maniera un po' timida. Questa è un'azienda che va presa di petto, perché è una multinazionale abituata a scavalcare i governi, o c'è qualcuno che gli dice
rispetti oppure te ne vai, altrimenti non sente ragioni, non cambierà mai idea, perché non sono abituati ad avere un contraddittorio, così come non sono abituati ad avere un sindacato che gli fa le domande e che pretende di avere delle risposte. Sono abituati ad avere sindacati che il massimo è la comunicazione. Abbiamo fatto questo e ti comunichiamo questo. Sull'appalto abbiamo anche alla fine chiesto che ci sia il tavolo ad hoc, più volte sollecitato. E anche qui, così come sulle bonifiche, i commissari straordinari è intervenuto dicendo che stanno lavorando per disporre, però capite che qui c'è una questione dei tempi che è inaccettabile, ci vogliono far passare anni prima di assumere decisioni di essere forse operative, e voi, la città di Taranto, non possono aspettare, non potete aspettare. Il governo è non c'è più tempo, ma lui è garante, non c'è pure il più tempo, quindi c'è la necessità di muoversi da subito, né rapporti col governo, né rapporti con la città e né rapporti ovviamente con l'azienda, in cui lo sciopero e le battaglie vanno fatte contro l'azienda, ma devono riguardare anche il territorio, perché altrimenti da soli contro Mittal, oggi che dice che anche se si produce meno, se sta chiuso un po' non gli crea problemi, non è il punto focale dell'iniziativa. L'iniziativa è nel territorio, cioè far esplodere questa contraddizione, denunciare il fatto che Mittal non rispetta le intese, il ritiro della firma che abbiamo dichiarato come possibilità dopo aver fatto i passaggi ovviamente nel gruppo dirigente, è una cosa forte di denuncia, ritirare la firma. Noi a quell'accordo ci abbiamo lavorato per garantire l'occupazione a tutti e garantire lo stesso salario, perché non era così all'inizio, non garantivano l'occupazione e non garantivano lo stesso salario. Quindi ci dispiace tirare via la firma da un accordo, ma è evidente che quell'accordo non è rispettato e noi non possiamo mantenere il nostro impegno su un patto che vede solo il nostro di impegno e non quello degli altri. Lo stesso dovrebbe fare il governo. Bisogna costruirlo, bisogna costruire o ricostruire, forse costruire perché ricostruire in realtà è sbagliato, costruire un nuovo legame col mondo ambientalista. Col mondo ambientalista, ma il mondo ambientalista non è solo quello dell'associazionismo, il mondo ambientalista vuol dire anche tutti coloro che abitano a Taranto, tutti quelli che abitano a Taranto, che comunque hanno questo bisogno oggettivo e impellente di liberarsi la città dai veleni. Quindi ricostruire come? Con le interlocuzioni, cominciando a discutere, cominciando a vedere qual è il terreno comune. Ci abbiamo provato un paio di volte, è caduta su questo tentativo la vicenda della famiglia Riva e poi la cessione, gestione commissariale e quant'altro. Bisogna riprovarci, perché per noi è un punto strategico, ambiente, occupazione, diritto al salario, sono cose che devono stare insieme, non possono essere slegate, non possono essere in contraddizione, lavori ma muori o quant'altro. Qui, ripeto, ci lasciano solo veleni. Questo film l'abbiamo già visto. Quanti in questo palazzo sono stati firmati centinaia di accordi che nel comunicato stampa venivano lanciati come gli accordi straordinari che avevano salvato l'azienda, l'occupazione, e poi progressivamente la pratica di quell'accordo è stata tutt'altro. Tutt'altro, c'è qualcuno della Jindal, quindi, che adesso è Jindal, ma di Acciaierie Piombino, che erano pubbliche anche loro, che sa benissimo, si ricorderà l'imprenditore algerino che non aveva un centesimo in tasca, non aveva un centesimo. Quell'accordo è stato divulgato come l'accordo migliore in assoluto che si poteva fare per rilanciare l'acciaierie di Piombino, sono ancora qui in cassa integrazione con l'acciaierie ferma. Quindi questa è la realtà. Cioè la pratica si misura, nella pratica si misura se un'azienda vuole rispettare gli impegni che assume o meno, o se invece compra il gruppo ex Ilva, compra il gruppo Ilva, semplicemente perché non vuole che vada nelle mani di qualcun altro che magari la politica industriale vuole fare davvero. Sapete che nel mondo delle imprese funziona anche così. Sei un mio concorrente, ti compro, tengo il brand, dico che faccio qualcosina e piano piano però io ti ho tolto le quote di mercato a qualcun altro che magari voleva investire, entrare in Europa e perché no, e metterci anima e cuore per far crescere la propria azienda. Il governo si è limitato a una serie di domande, di pressioni per convincere l'azienda. Tre o quattro volte ha chiesto il ministro direttamente a Mathieu, il responsabile europeo di ArcelorMittal, la disponibilità a ridiscutere la cassa integrazione. Ridiscutere vuol dire anche a ritirarla, ridiscuterla.
E lui, sempre più imbarazzato, ha continuato a dire no, fino a dover dire esplicitamente no, non siamo disponibili. Il governo ha detto che riconvocherà il tavolo, adesso c'è qui Franco, non mi fate parlare solo a me, l'interrogatorio fateglielo a lui. Ecco, arriviamo a questo. Noi siamo venuti qua e oggi abbiamo fatto la parte nostra. Tra l'altro abbiamo fatto un lavoraccio nelle ultime settimane facendo relazioni contro relazioni, abbiamo fatto un CD e siamo andati, come dire, a rimarcare punto su punto e a ribadire, come dire, che le cose non stanno come Arcelor va raccontando. Quando siamo intervenuti, tra l'altro, il primo punto è stato il passaggio sul rispetto degli accordi. Io l'ho detto, cioè qua non può funzionare che si firmano gli accordi in due, c'è il governo che dovrebbe monitorare e quindi garantire poi l'applicazione di quegli accordi e c'è una sentenza di un giudice su cui il governo non ha preso posizione. Io gliel'ho detto in maniera esplicita, ho detto mi aspetto oggi, visto che ci stanno 250 lavoratori giù, che il governo su questo prenda una posizione e dica ad ArcelorMittal, perché USB tra l'altro in tutte le salse ha provato, come dire, a trovare accordi, e anche oggi nel documento che abbiamo consegnato al Ministro, che spero lui leggerà nelle prossime ore, c'è una proposta di accordo che tende, come dire, a far rientrare quella situazione che si è aperta con l'articolo 28. Il problema qual è? Il problema è che su tutti i fronti, sulla CIGO, sulla riassunzione dei lavoratori, non ci sono state risposte. A un certo punto, lo dico, è stato pure stucchevole, il ministro che per 3-4 volte sulla CIGO insisteva con loro e loro continuano a dire, a ribadire tranquillamente no. Non hanno tra l'altro garantito neanche che la CIGO finisca fra 13 settimane. Cioè noi abbiamo detto, la CIGO finisce fra 13 settimane, quindi c'è... E dice no. Quindi è lì che praticamente, come dire, abbiamo cominciato a fare ragionamento e probabilmente ha ragione Sergio quando dice che questa è l'anticamera di qualcosa di peggio che avverrà nei prossimi mesi. Personalmente io non sono abbattuto, non mi vedete così, sto un po' incazzato, perché pensavo che dopo oggi avremmo potuto ottenere oggi qualche risultato, secondo me a costo zero, perché non sarebbe costato manco nulla al governo e non tanto darselo ArcelorMittal, e magari ci potevamo fare un periodo tranquillo, almeno visto che stiamo, come dire, in un periodo particolare. Sto incazzato. Perché mi aspettavo che ci fosse una posizione chiara, netta del ministro in favore di quei lavoratori ingiustamente buttati fuori. Io l'ho anche invitato a venire giù, tra l'altro ho detto i lavoratori ti vogliono salutare, ti vogliono parlare. Gli ho detto pure che il problema paradossalmente non è manco la questione economica, ma il dramma psicologico che tanti lavoratori hanno subito a causa del fatto che abbiamo concordato che la selezione del personale avveniva tramite alcuni criteri e poi invece abbiamo scoperto che le scelte erano scelte univoche da parte dell'azienda che tendevano ad escludere quei lavoratori cosiddetti rompicoglioni, ecco. Quelli i fastidiosi, questo è il termine che abbiamo usato. Abbiamo chiesto al ministro di prendere posizione su questo, non l'ha presa la posizione. Lui ha detto in una serie di passaggi, vi convocherò nelle proprie, inizialmente ha detto anche la settimana prossima, poi nelle prossime settimane. Tra l'altro abbiamo chiesto anche di chiarire sta questione delle famose integrazioni che la Regione Puglia promette. Io ho detto, guardate, il Presidente Emiliano continua a dire che ha bisogno di una norma che il governo dovrebbe fare. Lui ha sorriso e io sul suo sorriso gli ho detto, senti, facci capire, è vero, non è vero, è possibile, non è possibile. Cioè, semplicemente perché una parte di quei lavoratori, almeno 500, li potremmo ricollocare, come dire, no? A dare una mano in città e magari rendersi utile ad integrare lo stipendio al 100%. Anche su questo il ministro non ci ha dato risposta. Sugli appalti, come dire, non ci sono risposte. Io lo dico, io sono molto demoralizzato perché mi aspettavo quello che diceva Sergio prima, una presa di posizione, perché essere trattati così al tavolo da una multinazionale, un ministro della Repubblica Italiana, io mi sarei incazzato e li avrei mandati a fare il culo. Questo non è successo. Quindi che facciamo noi? Una cosa è certa, io lo dico, noi non solo non ci arrendiamo, ma rilanciamo, e da questo punto di vista adesso ci scateneremo il casino della Madonna, il casino, perché se loro pensano che noi ci abbattiamo rispetto alle porcate che continuano a fare, non hanno capito un cazzo. Si battaglia fino alla fine e probabilmente adesso incominciamo a fare ragionamenti di altro tipo, perché lo dico così.
Se dobbiamo assistere alla morte di quella fabbrica, dei lavoratori all'interno di quella fabbrica e dei cittadini della città, beh, scusate se ve lo dico, quando devo morire lo decido io. Quindi a sto punto, come dire, incominciamo a ragionare in maniera diversa. Io ho consegnato comunque, con la speranza, il CD con 170 foto e 70 video al ministro, facendo riferimento a quella notizia che è uscita sul sequestro della FO2. Tra l'altro il ministro ha detto che di concerto con i commissari starebbe lavorando ad un intervento sulla magistratura. Non abbiamo capito se è un intervento legislativo. Allora, noi abbiamo detto una cosa, noi abbiamo detto: guardi che oggi è la FO2, domani sarà un altro impianto, perché in questo CD c'è la verità, c'è quello che ArcelorMittal non ha fatto, non sta facendo e continua a non fare da quando è arrivato. Quindi dal nostro punto di vista, anche qua, non serve andare a mettere pezze su impianti che sono diventati pericolosissimi, voi tutti, come dire, lo sapete perché ci avete lavorato, tanti di voi ancora ci lavorano oggi. Quindi questa è la nostra posizione, però noi per una questione di correttezza abbiamo dato al ministro il documento, perché semplicemente abbiamo detto: domani mattina non vogliamo che qualcuno dica non ne sapevamo niente. Noi come sindacato il nostro l'abbiamo fatto. Che facciamo adesso? Niente, ce ne torniamo a Taranto, facciamo subito un'assemblea tra di noi e da subito metteremo in campo un'altra azione di forza. Adesso però lo dico, fino adesso abbiamo parlato in tranquillità. Sì, ecco, bravo, abbiamo scherzato fino adesso. Mo si cambia registro, mo ci incazziamo veramente e incominciano, come dire, a darci culo e conto nei fatti. Grazie. Grazie a tutti.